Per i ragazzi un social network sostituirà papà, mamma, gli insegnanti e i nonni? È un problema reale, molto serio e fino ad oggi sottovalutato. I giovani tendono a padroneggiare completamente un alfabeto che gli adulti, genitori e insegnanti, spesso non sanno usare in modo approfondito. Ne ha parlato a Torino il Corecom Piemonte con il convegno Educare al tempo di social network, Facebook, genitori alla riscossa, vademecum per non smarrire i propri figli online, realizzato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del MIUR. Oggi uno dei più grandi dilemmi è questo, e cioè sarà un motore di ricerca essere in qualche modo la linea conduttrice per i nostri ragazzi. In altre parole, i nostri ragazzi verranno in qualche modo messi all'interno di un meccanismo nel quale i genitori, la genitorialità, i nonni non contano più niente. E questo è il meccanismo: stare accanto ai nostri ragazzi in un percorso che vede internet al centro, il social network al centro, ma soprattutto la tutela dei nostri ragazzi. Il libro Facebook Genitori alla riscossa nasce come uno sprone per i genitori a poter essere un po' più vicino ai figli e soprattutto un po' più vicino ai figli e alle tecnologie. Nella fattispecie Facebook, il più grande social network del mondo con oltre 1 miliardo di iscritti. Ma comunque Facebook nelle sue grandi positività ha anche dei lati oscuri, e il lato oscuro a volte più evidente è proprio quello in cui i minori hanno difficoltà a sapersi districare dalla privacy, a pubblicare contenuti che a volte non sono molto idonei. Insomma, se internet è un pochino la strada che era per noi quando eravamo ragazzi, noi si giocava in strada, oggi i ragazzi giocano su internet, qualcheduno deve insegnare però a loro a stare in strada, quindi qualcheduno deve insegnare a stare su internet, sui social network, e questo è un compito basilare che i genitori e gli educatori oggi devono fare, stare più insieme ai ragazzi, consigliarli, aiutarli e far capire e far nascere in loro il senso critico, perché la tecnica non è tutto.